Nuovo appuntamento con Andar per Rifugi, la trasmissione di Video 33 che vi porta a conoscere le malghe e i sentieri più interessanti della provincia di Bolzano. Oggi siamo alla stazione a valle della Cabinovia Alpi di Siusi. Venite con noi a conoscere i segreti di questo piccolo angolo di paradiso. Vi dimostreremo che si può toccare il cielo con un dito. Buongiorno, buongiorno a lei. Franz Semmer, membro del Consiglio di Amministrazione della Cabinovia. Giusto. Io le chiedo innanzitutto perché è così importante questo impianto per questa zona? È molto importante perché ci consente di portare la gente, i turisti ma anche i locali, senza macchina a questo altipiano Alpi di Siusi. E con questo impianto l'Alpe può farne a meno di tutte quelle macchine private che prima sono andate su all'Alpe, 3.000-3.500 macchine al giorno. Si può immaginare che traffico di macchine che era in quel paesaggio fantastico che è l'Alpe. Bisogna dire un impianto che ha una lunga storia comunque. Sì, una storia molto lunga, anche difficile, per via di opposizioni, ma più che altro per via di campanilismo, che purtroppo è molto spiccato in questo altipiano qua. Sappiamo che questo impianto è apprezzato non solo dai turisti, ma adesso anche dai locali. Sì, perché? Perché abbiamo fatto una politica di prezzi molto interessante, soprattutto per i residenti su questo altipiano, e così pian piano l'hanno accettato tutti, ormai sono contenti. Ecco, abbiamo visto qua fuori i parcheggi sia per gli autobus sia per le macchine. Gratuito. E anche questo è una gran bella cosa, insomma. Il parcheggio è grande, fermiamo le macchine prima del paese, e perciò meglio di così. Bisogna dire che è un ottimo biglietto da visita per iniziare un giro. Secondo me è proprio così. Okay. La ringrazio e vado a fare una camminata. Grazie. Buona giornata. Ciao. Dopo essere arrivati alla stazione a monte di Compaccio, ci incamminiamo lungo il sentiero che in 5 minuti ci porta all'impianto di risalita della Bullaccia. Le code che negli anni passati si sono spesso formate alla stazione dell'impianto di risalita sono ormai solo un ricordo. La seggiovia è stata sostituita da un moderno impianto Telemix, un impianto che può vantare la combinazione tra cabine da 8 posti e seggiovie da 6 posti. Tutto questo permette agli escursionisti d'estate e agli sciatori d'inverno di raggiungere la Bullaccia in poco tempo. Un altro vantaggio è che la stazione a valle dell'impianto è stata spostata più in basso. In questo modo il telemix della Bullaccia si trova vicino agli impianti Panorama ed Euro 1, che possono essere quindi raggiunti senza difficoltà. La stazione a monte del telemix della Bullaccia è stata realizzata completamente sottoterra, in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per capire il presente è importante conoscere il passato. André Bechtold, della società Alpe di Siusi Marketing, ci accompagna in un breve ma suggestivo viaggio nel tempo. Ciao André, tutto bene? Grazie, tu? Tutto bene, grazie. Ti chiedo, riesci a raccontarci in pochissimo tempo la storia di queste montagne stupende alle nostre spalle? Questo è sasso piatto e sasso lungo, e queste non sono montagne normali. 250 milioni di anni fa era una grande distruzione sul nostro pianeta e muore 99,9% dei esseri viventi, e quello che sopravvive sono coralli. Questo sono coralli.
Dopo la suggestiva salita con il telemix della Bullaccia, camminiamo per circa 30 minuti. Il nostro obiettivo è il rifugio Arnica. Ad attenderci c'è il padrone di casa, l'oste Jakob Rier. Die Geschichte geht eigentlich los, ich war als junger. Da giovane, forse avevo 19 anni, sono venuto qui su per il raccolto. Poi ho iniziato a vendere un po' di latte, a tagliare qualche fetta di speck. Prima sono venuto in due, poi in tre, poi in dieci e poi sempre di più, fino a quando un bel giorno mi sono deciso a prendere una vera e propria licenza. Il rifugio Arnica offre ospitalità a tutti gli escursionisti, senza dimenticare gli amanti della mountain bike. E qui è il luogo ideale anche per coloro che cercano semplicemente relax e divertimento. Il 30 maggio di quest'anno il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder, ha conferito al signor Rier un riconoscimento per i suoi 53 anni di gestione del rifugio. Ma l'offerta del rifugio Arnica, è proprio il caso di dirlo, spazia a 360 gradi. Chi vuole godere di una vista mozzafiato deve recarsi al punto panoramico Bella Vista, Schönblick. Pochi minuti a piedi, ma ne vale sicuramente la pena. Dopo la nostra escursione sulla Bullaccia, prendiamo la moderna seggiovia Panorama per raggiungere l'Alpenhotel Panorama. Nessun altro luogo si identifica così bene con il proprio nome come il Panorama, una struttura circondata dal leggendario paradiso delle Dolomiti. Da un piccolo rifugio era nato un albergo, quell'albergo è poi diventato un hotel a 4 stelle. Quando nel 1938 Walter Grisser ha scoperto l'Alpe di Siusi, è rimasto incantato da questo magnifico paesaggio e dalle montagne che lo circondano. L'albergo è gestito dal figlio Martin con tutta la famiglia. Gli ospiti possono trovare diverse specialità alla griglia, come ad esempio le succulente fiorentine, il T-bone steak oppure bracciole d'agnello, ma anche tanti piatti tradizionali. Non manca una ricca offerta mediterranea. L'Alpenhotel Panorama nel 2011 è stato ampliato seguendo una filosofia capace di regalare ai suoi ospiti un'atmosfera tradizionale e naturale, all'insegna del benessere. Un'attrazione particolare è la Stube Walter, chiamata così in onore del fondatore Walter Grisser. Qui gli ospiti si immergono in un ambiente dove tranquillità e relax sono i protagonisti. Dopo pranzo continuiamo sul sentiero Hans e Paula Steger. Ciao Huber, come va? Ciao, bene, bene. Tutto bene? Sì. Ti chiedo, noi siamo in questo sentiero un po' particolare, se mi racconti la storia innanzitutto. Sì, la storia, questo è aperto nel 2006, prende il nome dei due pionieri di montagna, Hans e Paula Steger, è un sentiero che parte dalla cabinovia a Compaccio dell'Alpe di Siusi e arriva a Saltria. Ha una lunghezza di circa 8 km e ci sono 8 stazioni. Ecco, un sentiero particolare che permette di ammirare un po' le bellezze di questa zona. Certo, ammirare le bellezze e le spiega anche. Cioè le montagne, la roccia, tutto un po' anche la preistorica della zona. Possiamo dire che è una tappa obbligata quasi per chi viene qua all'Alpe di Siusi. Bisogna vederlo. Senz'altro, sì, perché chi esce dalla cabinovia deve esplorare il territorio e questa è un'ottima opportunità. La baita, la Ranzerschweige, si trova sul sentiero Hans e Paula Steger, all'incrocio per il Wiedner-Eck, sopra Saltria. La baita è aperta tutto l'anno, d'estate ed inverno. La famiglia Lageder vizia i suoi ospiti con una grande scelta di piatti tradizionali, tutti fatti in casa, come ad esempio i canederli di grano saraceno. Uno spazio che ricostruisce l'atmosfera di un tipico fienile di montagna permette a grandi e piccini di assaporare il piacere delle tradizioni, giocare in un ambiente divertente e curiosamente profumato. La vista dalle vetrate panoramiche è spettacolare, quasi come un vero e proprio cinema d'alta qualità.
Lungo il nostro sentiero, che dalla baita Laranzerschweige ci porta al rifugio Molignon, Malchinerhütte, passiamo per la Malga Tirler. La Malga Tirler nel 2009 è stata eletta la malga più bella di tutto l'Alto Adige. Hannes Rabanser e il suo team offrono all'ospite non solo diverse specialità gastronomiche, ma anche un ricco programma di intrattenimento. La strega Curadina, per esempio, accompagna i visitatori a conoscere le origini del mito e delle leggende che vedono le streghe protagoniste. Un'escursione di circa un'ora che porta a scoprire alcuni angoli incantevoli di questa zona, le sorgenti di zolfo e i famosi boschi magici, senza dimenticare le figure mistiche e leggendarie, e tanto altro ancora. Accanto alla Malga Tirler si trova anche il primo albergo italiano certificato per coloro che soffrono di allergie, il Dolomites Living Hotel Tirler, 4 stelle superior. Gli allergici possono vivere qui in un paradiso libero da pollini e acari. Il motto dell'albergo è filosofia pura. La sensazione di sentirsi rinati deve avere effetti duraturi. Per raggiungere questi effetti è stata realizzata all'insegna della massima professionalità una impareggiabile offerta di benessere per il corpo, per lo spirito e per l'anima. Per questo motivo l'hotel è stato insignito anche del certificato Best Sleep Hotel Gold. Dopo una mattinata di camminate, nel tardo pomeriggio raggiungiamo il rifugio Molignon, noto anche come Malchinerhütte. Arredato in maniera accogliente e con un delizioso biotopo proprio davanti all'ingresso, il rifugio invita a rilassarvi e a lasciarvi iniziare. Tutte le sere al tramonto il paesaggio dell'Alpe di Siusi regala il suo spettacolo trasformandosi in un mare di colori. Il sasso lungo e il sasso piatto risplendono di sfumature che vanno dal rosa tenero all'arancione. Questa atmosfera di luce continua ad incantare i visitatori, invita a fermarsi e ad ascoltare le storie più fantastiche. Dopo la nostra lunga giornata di cammino, ci attende ora una vera merenda di montagna. So, lieber Matteo, jetzt haben wir eine schöne Wanderung hinter uns. Wir sind von der Salzer Alm bisher zur Malknechthütte gekommen und jetzt legen wir hier eine Rast ein mit einer schönen Jause und dann kehren wir wieder zurück zur Seilbahn und fahren mit dieser wieder hinunter ins Tal. Und damit haben wir heute eine große, schöne Wanderung gemacht und wir bedanken uns bei den Zusehern für ihre Aufmerksamkeit und sagen auf Wiedersehen. Hai ragione Hans Paul, possiamo dire che è stata una giornata veramente bellissima. Siamo qui alla Malchinerhütte, poco sopra i 2000 metri di quota, una bellissima merenda per terminare questa nostra giornata in mezzo alla natura. Adesso torniamo verso la Lovovia, la Cabinovia, per tornare poi a valle. Non ci rimane che ringraziare i nostri telespettatori per l'attenzione e rimandarli al prossimo appuntamento con questa nostra trasmissione e soprattutto non ci rimane che brindare. Prost, cin cin. Prost. Thank you.